Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Oggi siamo qui eh, in questa presentazione organizzata dal Corriere della Sera per parlare di un libro edito dalla casa editrice Solferino. Per l'esattezza si tratta di questo libro, La parabola della Repubblica. Gli autori sono con noi, sono Angelo Panebianco, politologo dell'Università di Bologna, Massimo Teodori. Storico dell'Università di Perugia e a lungo parlamentare nelle file del Partito Radicale. Il tema del libro, come dice il titolo stesso, è la vicenda della Repubblica Italiana dall'immediato dopoguerra, dopo il 1945, fino ai giorni nostri, con una particolare attenzione all'opera delle forze liberal democratiche e alla loro contrapposizione prima diciamo alla sinistra eh, di tendenza comunista e, e naturalmente anche alla destra di tendenza neofascista e poi eh, attraverso le varie trasformazioni che si sono verificate l'approdo la a una situazione nella quale il populismo eh, spesso xenofobo ha un peso rilevante nel quadro politico italiano eh, noi parliamo di un libro di storia, però mi sembra importante anche partire dall'attualità drammatica che noi abbiamo di fronte in questi giorni con l'aggressione della Russia all'Ucraina e una vera e propria guerra che si è scatenata nel cuore dell'Europa orientale. E da questo punto di vista forse eh, qualche osservazione conviene farla sul fatto che il protagonista di questa aggressione, il presidente della Russia Vladimir Putin, ha goduto di notevoli simpatie proprio nell'arco eh, del, del, del sistema politico italiano. Sono molti i politici che lo hanno indicato come un interlocutore affidabile o addirittura come un modello per la sua difesa dell'identità nazionale russa e, e, e cose di questo genere. Eh, abbiamo avuto all'inizio di questa legislatura un governo che era costituito da due partiti, la Lega e il Movimento 5 Stelle, nel quale allora... Le simpatie nei confronti del regime russo erano piuttosto accentuate. Ecco, vorrei chiedere innanzitutto a pane bianco: è questo un segnale del tendenziale distacco dall'Occidente, dai valori della liberal democrazia che hanno caratterizzato gran parte del sistema politico italiano sin dall'immediato dopoguerra? Beh, diciamo che è una conferma. L'Italia è sempre stata una democrazia difficile e una democrazia difficile anche perché sono sempre state presenti delle correnti non democratiche e certamente illiberali. Ricordiamoci che l'Italia. Ha inventato il fascismo e l'Italia ha avuto il più forte partito comunista eh, d'occidente, e quindi, in larga misura, le simpatie più recenti per Putin si inseriscono dentro ai noi, a una tradizione italiana. Eh, vedo che ci sono stati riallineamenti ma non completi da quel che, da quel che ho visto nel momento in cui è avvenuta l'invasione. Eh, se guardiamo certe pos posizioni, sia a destra che a sinistra, vediamo intanto che in parte, al di là della simpatia per Putin, c'è sicuramente l'antiamericanismo. C'è una, una parte ampia del paese a destra e a sinistra che eh, dice mai con gli americani, fondamentalmente, che è un modo per... E quindi, Semmai con gli americani, allora si, si sta col, col dittatore di turno. Poi, certamente, c'è una, una parte di nostalgici che condividono la tesi di, di Putin, secondo cui la caduta dell'Unione Sovietica è stata la più, più, la più grande tragedia geopolitica del XX secolo. E poi ci sono eh, quelli che per contrapporsi all'Europa e per contrapporsi al mondo occidentale. Eh, a destra in questo caso hanno scelto eh, di, di, di dialogare con Putin facendo finta di non vedere le radicali differenze che ci sono tra la Russia e il mondo occidentale. Teodori, ma il fatto che queste simpatie siano diffuse sia a destra a sinistra, che a sinistra significa che esiste una sorta di vento populista che ha investito tutto l'arco del sistema politico italiano? Ma non c'è dubbio che sia così. Eh, basta ricordare che eh, nelle ultime elezioni politiche eh, le forze populiste, eh, possiamo considerare tali eh, soprattutto il Movimento 5 Stelle, ma anche la, la Lega, hanno eh, preso oltre il 50% dei voti popolari. Eh, questo per la prima volta. Nelle elezioni generali italiane. Questo è un indice molto chiaro, non solo è un fatto elettorale, ma anche è un fatto nel, nella dialettica parlamentare. Insomma, quante iniziative di marca antiparlamentare e antistituzionale sono passate in questi anni? Basta ricordare. Il, il taglio dei parlamentari il taglio dei parlamentari tutti dicono va bene perché si risparmia ma è stato giustificato non come nell'ambito di una riforma eh, costituzionale che avrebbe senso, come aveva in un certo senso quella che, che aveva proposto Renzi, ma come un fatto per risparmiare eh, del denaro. Cioè risparmiare del denaro sulle istituzioni significa avere una visione eh, profondamente antiistituzionale e antipolitica e tante altre cose. Eh, certamente oggi in tutto l'Occidente... E quello che sta accadendo in Ucraina e in Russia è un riflesso di tutto questo in un'altra un zona ma comunque collegato e lo scontro fondamentale il conflitto fondamentale è fra, fra democrazia liberale e populismo sovranista abbiamo visto in Europa tante forze sovraniste populiste che si sono affacciate sulla scena non così elettoralmente forti come lo sono stati in Italia ma comunque significative in Germania in Francia nei paesi minori e non c'è dubbio che anche un aspetto di quello che sta accadendo della tragedia che sta accadendo nell'Europa dell'Est è un riflesso di, questa, uh, di questo conflitto che appartiene alla, alla contemporaneità di fatto, cioè eh, da una parte l'autocrazia sovranista e populista eh, di Putin, dall'altra i tentativi di, di democrazia eh, occidentale eh, che hanno fatto gli ucraini. E, e il timore maggiore, a me pare che il timore maggiore che ha Putin eh, non è... Eh, è certamente quello di ricostituire l'impero russo a posto di quello sovietico, con tutti quanti i vecchi territori che facevano parte sia dell'impero zarista che dell'impero sovietico. Ma il grande timore di Putin, a me pare che sia anche quello di non permettere che degli stati limitrofi, ehm, slavi, quindi cugini del, di quello russo, eh, adottino delle, delle eh, linee democratiche e eh, delle procedure democratiche. Questo è, è, oltre al fatto territoriale, è uno dei grandi pericoli che teme l'autocrate eh, russo, Putin. A proposito del populismo sovranista e del forte euroscetticismo che si è diffuso eh, di recente all'interno dei paesi della Comunità Europea, sembra che la crisi Ucraina in qualche modo abbia portato a superare queste tendenze o comunque a ridimensionarle molto. A me è venuta in mente l'idea per cui per unire eh, delle, dei paesi diversi non c'è niente di più efficace della percezione di una minaccia. E come nell'immediato dopoguerra eh, il processo di integrazione europea venne favorito anche dalla presenza di una minaccia sovietica che all'epoca era installata nel cuore dell'Europa e della Germania orientale, forse una conseguenza... Eh, per certi versi positiva di questa tragedia che stiamo vivendo, potrebbe essere quella di consolidare il processo di integrazione europea e ridimensionare invece le tendenze sovraniste. Cosa ne pensa Pane Bianco? Sì, penso, penso che sia eh, giustissimo quello che dice. Non mi ricordo chi è il, il russo dell'area Gorbachev che dice agli americani stiamo per farvi la, la, il peggior servizio del mondo, stiamo per privarvi del nemico. Eh, per, per anni eh, non c'è dubbio che l'integrazione europea è stata favorita dalla presenza della Guerra Fredda e dal fatto che gli stessi Stati Uniti avevano eh, bisogno di sponsorizzare un rafforzamento, un rafforzamento europeo, e proprio in, in vista del, del, confronto, e, e, del, del confronto con l'Unione con, con Sovietica. E, e non c'è dubbio che la. la eh, è plausibile che la crisi che attraversa l'Unione Europea da un certo momento in avanti sia legata proprio al fatto che non c'è il collante dovuto alla presenza, alla presenza del nemico. D'altra parte, per anni e anni c'è stata una certa retorica europeista che diceva, beh noi attraverso il mercato, l'integrazione... Eh, de, 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 eh, europea porterà all'unificazione politica. Le unificazioni politiche non avvengono così. Le unificazioni politiche, se avvengono, avvengono perché c'è una minaccia, c'è un nemico e quindi è possibile... È possibile, però non, non sicuro, che l'attuale crisi faccia fare un salto di qualità all'Europa da questo punto di vista. Dico no, non è sicuro, perché poi se la minaccia si allenta, diventa meno forte, forse i vizi precedenti torneranno, torneranno a riemergere. Indubbiamente qualcosa è accaduto. Eh, una delle cose che è, accaduto è, che è accaduta è che, la, 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 per esempio, l'Ucraina, che era considerato un territorio non completamente europeo, adesso è sentita come Europa, perlomeno da tutte le elite dell'Europa. E questo crea un cambiamento perché in qualche modo allarga i confini psicologici dell'Europa. E se la crisi durerà, penso che questo rafforzerà certamente l'Europa. Se la crisi finisce, come d'altra parte ci auguriamo, potrebbero anche riemergere le, le vecchie tensioni e le vecchie fratture. A, a Teodori, che è uno storico degli Stati Uniti d'America, volevo chiedere, in tutto questo, come si pone il rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti. È possibile che la Nato ritrovi un ruolo dopo che era sembrato invece che fosse diventata una sorta di ferro vecchio. E le forze politiche italiane, ce n'erano alcune che proponevano addirittura l'uscita del paese dalla Nato, comprenderanno che non c'è alternativa alle alleanze occidentali. Ma qui è successo qualcosa che potremmo chiamare l'eterogenesi dei fini perché non c'è dubbio che, che Putin eh, tentasse con questa operazione eh, quello di allargare il suo impero, certamente, ma anche di dividere profondamente eh, l'Europa dagli Stati Uniti. Eh, in che senso? Nel senso che eh, l'Europa, soprattutto alcuni paesi come la Germania e l'Italia, sono strettamente legati eh, per le ragioni energetiche al, alla Russia, eh, mentre gli Stati Uniti eh, non hanno eh, questo problema e quindi eh, forse uno dei calcoli di Putin era eh, possiamo dividere, eh, allargare eh, il, lo spazio fra Europa e Stati Uniti. Mi pare che quello che invece sta succedendo è esattamente il contrario, cioè sta succedendo due fenomeni sono chiari in corso. Il primo è che l'Europa forse per la prima volta diventa. Da dei segni di unità dei segni di unità nel senso delle prese di posizioni con gli aiuti militari, con gli aiuti economici, con le sanzioni e con la capacità di, di concordare per la prima volta delle, opera, delle operazioni comuni. E quindi una cosa del tutto diversa da quello che Putin pensava che accadesse, e dall'altra parte di riavvicinare. Eh, gli Stati Uniti all'Europa, eh, gli Stati Uniti che eh, mano a mano si stavano allontanando dal, dalla essenzialità dell'alleanza atlantica, eh, eh, essendo ormai il teatro eh, il te principale dei loro interessi e dei loro conflitti, è quello eh, cinese e quello, quello pacifico, ma proprio eh, l'atteggiamento aggressivo della Russia di Putin che ha trovato l'appoggio, la anche se in maniera molto ambigua, della stessa Cina, oltre che dell'India e di altri paesi asiatici, questo ricolloca e rispinge di nuovo gli Stati Uniti a riprendere in considerazione la necessità di rivitalizzare la Nato. Che sappiamo benissimo tutti quanti, da molti anni non ha più avuto un suo scopo, una sua ragione principale. Ma il fatto stesso che oggi c'è un rafforzamento e un ripensamento dello schieramento delle truppe NATO intorno ai confini orientali, quindi dai paesi baltici giù giù fino a fino alla, alla Romania, alla Bulgaria, eccetera, eh, significa che eh, la, la direttiva eh, eh, di politica estera degli Stati Uniti, che mano a mano si stava allontanando dall'Europa e, e stava, anche, eh, stava anche dirigendosi verso una qualche forma di. Di isolazionismo, comunque di disimpegno, almeno sul teatro europeo, è del tutto ha avuto un momento di arresto e vedremo come andranno a finire le cose con questa guerra. Posso aggiungere, posso aggiungere una cosa su questo punto? Sono, sono d'accordo con Teodori. Naturalmente, il Siccome siamo, saremo comunque in una, in una situazione diversa dalla guerra fredda, perché c'è il multipolarismo, perché adesso c'è la Cina come grande potenza, un riavvicinamento tra Stati Uniti e Europa eh, questa volta richiederà un maggiore riequilibrio, perché comunque, cioè richiederà... Una qualche tipo di integrazione europea. Cioè la gamba europea deve esserci per forza, anche perché gli Stati Uniti non possono ovviamente abbandonare il Pacifico. E quindi questa è una differenza rispetto all'epoca della Guerra Fredda, perché è cambiata la distribuzione, la distribuzione del potere. Quindi sono d'accordo sul fatto che questo rivitalizza al momento. Perché la, la cosa, come dire, si mantenga nel tempo, occorre un impegno europeo, diciamo un po' diverso dall'impegno europeo dell'epoca dell della guerra fredda. Quindi probabilmente ci sarebbe bisogno di un maggior peso anche in Italia delle forze che eh, sentono di più il vincolo del legame atlantico e del legame europeo. Oggi sì. abbiamo un presidente del Consiglio che si dichiara eh, atlantista ed europeista, è stato peraltro... Uomo che con da presidente della Banca Centrale Europea ha dato un contributo fondamentale a consolidare e salvare l'euro. Però eh, a fronte di questo Presidente del Consiglio esistono forze politiche che eh, hanno tenuto comportamenti molto oscillanti. Nella parte finale del libro voi eh, auspicate in qualche modo l'avvento di un centro riequilibratore nel sistema politico italiano. È una prospettiva che si avvicina grazie anche a questa. Situazione internazionale insomma che dovrebbe favorire le forze che più coerentemente si sono mostrate europeiste e atlantiste eh, dunque sì eh, allora noi terminiamo il libro dicendo che a questo punto una ripresa di, di della de, de forza del, di, di, di formazioni che si rifanno agli ideali di cui parliamo nel libro, non può che essere centrista, non è che le forze centriste automaticamente sono quella cosa lì, è che nella situazione eh, italiana di oggi ci, sembrava, ci sembra che questa sia l'unica possibilità. Eh, sicuramente la guerra determina riallineamenti, eh, io ho scritto che rinasce la convenzione ad escludendum, nel senso che a questo punto eh, essere di qua o di là, eh, avere un certo atteggiamento o un altro verso, verso il conflitto, verso Putin, verso l'Ucraina, eccetera, non potrà che pesare sul futuro, sui, sulla futura formazione dei governi. Da questo punto di vista, noto che per esempio il Partito Democratico, cioè il segretario, Partito Democratico ha assunto una posizione netta. Eh, questa volta non, non ci sono ambiguità nel, nel caso della, del segretario del Partito Democratico, me, mentre vediamo le, le ambiguità. E, tra l'altro non c'è sta, stata ancora una posizione netta, questo è molto interessante perché rende complicato, aumenta la complicazione, l'Italia è sempre complicata come aveva capito Kissinger, eh, c'è anche una posizione netta di fratelli d'Italia, eh, il che naturalmente complica. Eh, 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 naturalmente, come sempre, è molto difficile capire, sappiamo che inciderà sul futuro della politica italiana questa guerra, non può non incidere come non può non incidere sul futuro di tutti eh, i paesi europei, eh, però, come sempre, noi siamo sempre difficili da leggere. Da, ed è difficile comprendere le, le, le linee del futuro. Uh, Teodori, voi nel libro sottolineate soprattutto la parte sua, insomma, perché poi il libro, dobbiamo spiegarlo, è anche un po'. Un racconto parallelo, no? ci sono la versione di Teodori e la versione di Pane Bianco sulle varie vicende che ha attraversato l'Italia dal 1945 ai nostri giorni. Nella parte di Teodori c'è una grande insistenza sul ruolo positivo giocato dalle forze intermedie liberal democratiche, diciamo dai repubblicani, socialisti, democratici e liberali, eh, per condizionare eh, le forze di massa durante quella che noi chiamiamo la prima Repubblica, anche se forse un po' improprio perché la Repubblica formalmente rimane la stessa. Ecco, queste forze sono, ci sono per certi versi eclissate, sono scomparse dopo la pufera degli anni 90. C'è la possibilità che lo spazio che hanno lasciato vuoto venga ricoperto in qualche modo da forze che si richiamino a quei valori liberal democratici, atlantisti ed europeisti? È una ipotesi concreta? Io sono profondamente convinto che il dramma delle forze liberal democratiche, e ci metterei anche di quelle socialdemocratiche, diciamo di una stessa famiglia che in Italia. In Italia vanno considerati insieme perché hanno avuto sempre a che fare con le due chiese, eh, democristiani e comunisti, almeno fino al 1989, e poi, dopo, anche, anche dopo, eh, sotto altra forma, eh, io sono profondamente convinto eh, che il Paese ha retto eh, molto eh, bene nel senso di mantenimento della democrazia occidentale. Eh, perché ci sono state queste forze di minoranza? Naturalmente, insieme alla parte, eh, alla parte liberale del mondo cattolico, ma questo è stato l'asse. Eh. Noi mi pare che nella copertina del libro diciamo eh, in realtà il grande conflitto della storia della Repubblica è stato fra eh, le forze liberal democratiche, intese nel senso complessivo del termine, e le forze. Eh, comuniste e prima frontiste. Io sono convinto tutto e sono anche convinto se ripercorriamo la storia d'Italia che l'esplosione del populismo e del sovranismo e di altre cose simili è avvenuto nel momento in cui sono state distrutte tutte queste forze che, erano, che si chiamavano variamente liberali, repubblicani, radicali e anche socialisti in, in versione eh, craxiana. La distruzione completa di queste forze, eh, che è stata anche opera spalle, spalleggiando la magistratura eh, del Partito Comunista o dei post comunisti, questo non dobbiamo dimenticarlo, perché sono stati i, i post comunisti e, e i post fascisti a spalleggiare eh, quello che ha dato il là al populismo italiano è stata l'operazione Mani Pulite, eh, non c'è dubbio che eh, eh, finché ci sono state quelle forze eh, in realtà c'è stato un argine, finite quelle forze questo argine non c'è stato più eh, ed è accaduto quello che è accaduto. Per quanto riguarda oggi eh, si parla molto di centro però io farei una chiosa molto, molto precisa e molto esplicita a questo una cosa è se consideriamo il centro come qualcosa che bilancia un conflitto fra, fra destra e sinistra che si sposta da una parte e dall'altra parte, eccetera, eccetera, eh, che è, è un'idea oggi necessaria, però tutto questo deve essere aggiunto a che, che tipo di centro? Perché se il centro è una messa insieme di eh, residui e frattaglie. Eh, di vario tipo eh, che occupano quella posizione perché eh, elettoralmente è elettoralmente conveniente eh, avere quella posizione nel momento in cui eh, decadono, decade la sinistra, che eh, non, non, non supera una certa soglia di voti, così come eh, la, la destra non post fascista non, supera un certo momento, è conveniente stare al centro. E questo, questo non, non serve molto poco ai fini. Di de una linea direttrice di restituire vigore alla democrazia eh, liberale italiana. Quindi un centro sì, ma deve essere un centro con una forte caratura di carattere eh, liberale o, o, o socialista, democratico, umanitario, eccetera, eccetera. Altrimenti eh, torniamo eh, in una situazione eh, in cui ci sono tutti i pezzi di un consociativismo. Eh, questo eh, lo si, avrebbe i suoi risultati, i suoi effetti eh, sia in politica interna, eh, la spesa, tutto il resto, eccetera, sia in politica internazionale con posizioni ambigue, come sono state ambigue in passato tutte le, tutte le, le posizioni del consociativismo eh, italiano. Eh, allora. Eh, in questo momento c'è Draghi che tiene la barra dritta, ma Draghi sicuramente, ed è, è opportuno che sia così, non deve entrare in politica né tantomeno fare il leader di una formazione o di un movimento di carattere centrale, ma Draghi grazie alla sua autorevolezza, tiene la barra bene in politica interna e in politica internazionale su una posizione diciamo, chiamiamo così, eh, liberale o libera come dice lui socialista o rifer, libera riformista o quello che volete ma il giorno in cui eh, eh, Draghi non ci sarà più e questo può accadere abbastanza presto eh, siamo sicuri che le cose che lui eh, con l'autorevolezza ha, ha voluto fare eh, spesso in contrasto con le stesse sue maggioranze che l'hanno sostenuto, eh, resteranno in piedi. Eh, quindi il, il problema eh, non è soltanto un centro generico, ma è un centro carico di eh, valori e di progetti eh, che abbiano oh, quel senso lì. Quello che ha detto Teodori sulla vicenda di Tancetopoli Mani Pulite ci fornisce lo spunto per un altro argomento di attualità, che è quello del rapporto tra politica e magistratura. Tra l'altro ci sono in arrivo dei referendum che la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile su questi argomenti. Vorrei sentire che cosa ne pensa Pane Bianco, che su questi temi ha sempre mostrato una grande sensibilità. Sì, beh, è, è esattamente quello che diceva Teodori prima, eh, la distruzione... Di un, del, del, del sistema dei partiti precedenti per via giudiziaria ha aperto le porte poi a un trentennio che poi sono sfociato quasi naturalmente nelle elezioni del 18 e quindi nel trionfo, nel trionfo dei populisti. Eh, il, il problema è come si fa, ed è una cosa molto faticosa e difficile, a riequilibrare eh, i, I rapporti di forza tra, tra, eh, tra gruppi, tra la politica e eh, non soltanto le magistrature, attenzione, eh, perché l'indebolimento dei partiti, proprio perché poli la politica non ammette vuoti, ha, ha fatto sì che molti gruppi non eletti siano andati al centro, cioè adesso l'amministrazione pesa molto di più di prima, proprio perché. L'indebolimento dei partiti ha aperto delle possibilità di, di azione autonoma che mancavano nella fase precedente. Quindi, eh, di, di, per esempio, nel rapporto tra la magistratura e politica, noi siamo passati da uno squilibrio a uno squilibrio, perché c'era squilibrio all'epoca del, della forza dei partiti, per cui spesso la magistratura era. Eh, subordinata in come non dovrebbe essere in un regime liberal democratico, a uno squilibrio di segno opposto con la magistratura che occupa un ruolo che non le spetta, che, che non è suo, cioè non siamo mai riusciti a trovare quel punto di equilibrio che è necessario in una liberale democrazia ben funzionante. Ed è molto difficile arrivarci, ripeto, anche perché a questo punto i, diciamo. I centri che sono riusciti ad essere, a diventare indipendenti dalla politica sono molti. Eh, quando mi pare, qualche, poco tempo fa venne pubblicato un libro di un alto dirigente dell'amministrazione, che diceva: eh, Io sono il potere. No, ha ragione, eh, ha perfettamente ragione. È, quello, è questo che è accaduto: c'è cioè una serie di, eh, di centri burocratici e giudiziari. No, non, corpi non eletti hanno aumentato enormemente la loro presenza e la loro forza ed è molto difficile, ritornare. se, senza, se, se mi è permesso, senza sì. aumentare l'efficacia l'efficienza dei loro senza corpi. È, certamente, certamente, sì. certamente quindi abbiamo, abbiamo avuto tutti i difetti possibili di questa, di questa situazione. Eh, è, è auspicabile che... Eh, si, si vada verso un riequilibrio, però secondo me mo, è molto, molto, molto difficile. Eh, abbiamo parlato dell'indebolimento dei partiti che si è verificato in seguito, diciamo, al passaggio dalla prima alla seconda repubblica, gli anni 90, Tangentopoli e così via. Però la polemica antipartitocratica è stata eh, patrimonio anche delle forze liberal-democratiche, in particolare del partito radicale nel quale tutti voi avete militato. Ci sono stati degli errori, eh, mh, Teodori ne elenca alcuni nella sua parte del libro, anche eh, nel, nel modo di porsi delle forze radicali, nella loro contestazione della liberal democrazia, non della -democrazia, scusate, della partitocrazia, che in certi casi ha assunto anche toni populisti. Eh, sì, sì, sì. Ah, sì perché... Ma eh, io non eh, nella, nel libro in cui ripercorro anche le, la mia vicenda. Eh, politica e personale che è stata la seconda che ha attraversato eh, per 50 anni il Partito Radicale, quindi che io assumo in pieno, eh, sono molto esplicito nel dire che sicuramente eh, il, eh, il Partito Radicale ha avuto una uh, stagione che, quella che possiamo uh, definire, negli anni 60-70 cioè i primi vent'anni del, del nuovo partito radicale di Pannella, in prosecuzione di quello di, di Pannunzio di Rossi, che ha avuto una grande funzione di, di liberazione delle forze liberali in Italia. Eh, ed è stato, una, eh, è stato un partito, un movimento che con una piccola energia organizzata ha avuto dei grandi risultati. Nelle istituzioni, nelle legislazioni, nel cambiare e nel modernizzare il Paese. C'è stata poi, a mio avviso, una trasformazione, soprattutto nella leadership di Pannella, che ha sempre più assunto un aspetto profetico, io chiamo sciamanico, che è un po' di contro tutto e tutti, il quale ha, ha nuciuto molto proprio alla forza. Che il movimento per i diritti civili, il movimento della difesa delle minoranze, i movimenti per le libertà democratiche eh, avevano avuto in precedenza con i migliori risultati. Tanto è vero che dopo gli anni Ottanta eh, non ci sono stati più dei grandi risultati, ma ci sono stati appunto dei, dei gravissimi errori. Io li elenco nel libro, senza farne un velo, eh, in atteggiamenti rispetto. A diverse candidature, a diversi eventi del paese. Quindi, io credo che noi, tutti che apparteniamo a questa cultura, a questa storia, non solo quella radicale, ma anche chi fa parte di questa, variamente di questa, che è una famiglia sostanzialmente, deve anche riconoscere i propri errori proprio per capire del perché. Eh, 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 abbiamo giovato al paese perché a un certo momento non abbiamo giovato. Il maggiore errore, ma questo non, non fa parte dei radicali, è di tutto il mondo il quale non ha saputo eh, capire che, eh, in in, nell'Italia dominata. Eh, dalla democrazia cristiana e dal partito comunista eh, sicuramente fino a tutti gli anni 80 del Novecento e poi dopo sotto diverse forme, eh, i problemi di, di forse che si richiamavano la democrazia occidentale eh, in senso eh, più conservatore, liberista o più riformatore e sociale eh, andavano eh, si dovevano mettere insieme per una politica comune non in contrasto personalistico come, come è accaduto in tutti questi anni perché noi abbiamo avuto dei grandissimi personaggi eh, Einaudi, eh, Saragat, Lamalfa, eh, Pannella, Craxi sono stati dei grandi personaggi per la politica italiana importanti, importantissimi quello che non hanno eh, saputo fare è di capire che la loro forza e la forza delle loro idee sarebbe stata più forte eh, se eh, fosse diventata eh, convergente piuttosto che molto spesso eh, divergente. Uno dei punti su cui queste forze erano divise era anche quello della riforma delle istituzioni, cioè alcune... Avanzavano ipotesi di eh, trasformazione delle leggi elettorali, anche della forma di governo, della forma di Stato, e altre invece erano più supposizioni diciamo, di conservatorismo istituzionale. Panebianco, Bianco eh, nella sua parte del libro lei eh, esprime un forte scetticismo sull'idea che ci sia ancora spazio per delle riforme istituzionali incisive però eh, a questo punto è difficile capire come si esce da questa situazione di debolezza della politica se le istituzioni rimangono quelle attuali o sbaglio ha perfettamente ragione d'altra parte il risultato del referendum 2016 sulla riforma renzi ha chiuso il ciclo della che inizia all'inizio degli anni 90 con i referendum segni e quindi la via, il tentativo di creare una democrazia maggioritaria. Fondamentalmente noi siamo passati da una fase in cui i partiti erano fortissimi, le istituzioni deboli, ma i partiti molto forti, quindi in qualche modo il sistema con mille problemi si teneva. Eh, a una fase in cui scompaiono i partiti, ma le istituzioni di governo restano deboli perché il primo ministro è debole, perché istituzionalmente debole intendo, eh, perché c'è il parlamentarismo, il, il, il bicameralismo paritetico, eh, perché, abbia, perché con, la, con la Costituzione repubblicana viene creata una sorta di democrazia assembleare. Vorrei tornare un attimo sul punto precedente. Sicuramente ci sono state esagerazioni e elementi populisti anche nella, nella, eh, nel, nel, nella polemica radicale sulla partitocrazia. Però ricordo che il termine partitocrazia nasce in ambiente liberal-democratico per indicare una sorta di pervertimento della democrazia rappresentativa e, 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 e fondamentalmente in senso assembleare. È, e, e il, I radicali riprendono il termine da lì. Da, quindi è interno alla traduzione. Poi l'uso che se ne fa... Non eh, posso importante. fare solo, solo due nomi, Sturzo e Maranini. Eh, ma certamente, infatti. E, 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 e poi l'uso che se ne fa, in politica poi come sempre succede, le sbavature sono tante e ci sono state certamente anche sbavature radicali, però ricordo che l'origine sta tutta interna alla tradizione liberal-democratica diceva anche, anche Teodori. E sì, adesso è molto difficile capire che cosa si può fare, perché si è sbarata la strada del rafforzamento delle istituzioni, cioè il passaggio da una democrazia assembleare a una autentica democrazia parlamentare. In un'autentica democrazia parlamentare il governo conta, il governo è importante, è il governo del Premier. Così viene definita la democrazia parlamentare britannica. E, e se quella strada è sbarrata, d'altra parte non si ricostituiscono ovviamente i grandi e forti partiti di un tempo, eh, noi do, dobbiamo capire come si, fa, come si fa a sopravvivere in questa situazione. Eh, magari proprio, sarà proprio un rafforzamento europeo a aiutarci e a trascinarci, questa diventa. diventa Forse l'unica possibilità che abbiamo. Ecco, siamo arrivati alla conclusione, la lascerei a Teodori. Lui, che cosa pensa di questa prospettiva delle riforme istituzionali e della riforma elettorale? Tra l'altro, si parla di una possibile riforma in senso proporzionale che forse potrebbe favorire quelle aggregazioni di centro di cui si parlava. Ma eh, io sono stato sempre. Eh, a una riforma costituzionale eh, che rafforzasse eh, essenzialmente il, il governo, così come è accaduto per, tutti, per tutte le democrazie europee. Eh, se noi pensiamo alla Francia, se pensiamo alla Germania, dappertutto nel dopoguerra eh, le, le democrazie occidentali hanno avuto degli esecutivi forti, l'unico paese che è rimasto con degli esecutivi deboli e debolissimi è stato l'Italia, quindi questo per quanto riguarda la Costituzione, io ho votato a favore della, della riforma Renzi che era il meno peggio che c'era stato, ma la riforma Renzi arriva alla fine di una serie di commissioni parlamentari che purtroppo si sono tutte quante arenate. Per quanto riguarda la, la legge elettorale, eh, a lungo io sono stato uh, un, un maggioritario. Eh, perché un maggioritario? Perché eh, ho sempre pensato che la democrazia dell'alternanza... Fosse un qualcosa che rafforzava la democrazia, cioè la sostituzione dei gruppi dirigenti, la sostituzione dei programmi, l'alternativa fra una linea più conservatrice, una linea più riformista, eccetera, eccetera. Secondo è un pensiero classico. Io oggi, con, con questa destra e con questa sinistra, eh, con una sinistra che che si è andata sempre più impasticciando con, con i 5 Stelle, con una destra che è diventata, eh, che non ha nulla di, eh, diciamo, della tradizione eh, liberal-conservatrice. A questo punto dico che forse eh, bisognerebbe andare verso una, una legge proporzionale, purché, purché abbia un requisito una legge proporzionale eh, o qualsiasi altra legge, per esempio il, il doppio turno alla francese, o, purché si ristabilisca esattamente un rapporto fra gli elettori e gli eletti, perché le ultime due leggi elettorali sono delle leggi, tant'è vero che sono state definite come sono state definite dalla stessa persona che le ha fatte, delle leggi in cui non si capisce più eh, la persona per cui voti e perché viene eletto un tale in un certo punto eh, o in un certo posto o in un altro posto. Quindi uno dei requisiti fondamentali per ridare eh, vigore, per rimandare la gente a, vo a votare, eh, è anche il fatto di rendere chiarissimo eh, il rapporto fra elettore ed eletto. E questo si può fare in diverse maniere, però le due maniere classiche è o quello del collegio nominale a un turno o a due turni o quello della eh, proporzionale eh, con, eh, di lista con la preferenza eh, con una preferenza o con una lista bloccata o comunque con la chiarezza di sapere per che cosa uno vota. Perché quel legame lì che è stato sempre eh, ritenuto un fatto negativo perché portava eh, le, costava l'inquinamento eccetera eccetera però è importante perché se non, se non si riallaccia questo filo noi vedremo sempre più l'afflusso al voto eh, diminuire sempre più come, come in tanti altri paesi Va bene, io vi ringrazio entrambi, ringraziamo Angelo Pagliacco e Massimo Teodori, il libro lo facciamo vedere nuovamente, è questo, La parabola della Repubblica, edito da Solferino, libro che vi suggeriamo assolutamente di comprare e di leggere. Un saluto a tutti e alla prossima occasione, arrivederci. Grazie. Arrivederci. arrivederci.